ragazze, guardate dove sono, alla Lidl. Tra l'altro c'è anche mia sorella. Mia sorella, la mia sorella. Dici, di la stronzata, vai. Ripetila. Guarda, c'è stata la fila dei carrelli dei ciccioni e la fila dei carrelli di quelli che stanno dietro. E allora io prendo il cestino. Ragazzi, guardate che carine le piantine che hanno. Poi gli ho detto a mia sorella, che carine, questi durano, secondo te? No, secondo me no. Vabbè. Io dico la verità. Lo vuoi un paleno pipsis? Allora ragazzi, abbiamo appena finito la spesa Lidl, guardate, Aurora si è trasformata in spesa. Comunque mia sorella fantastica, vuoi dire cosa hai fatto? Ancora non lo so cosa ho fatto. A un certo punto fa, ma dove sta la mia borsa? E io, così, mentre nel supermercato a un certo punto. E io cosa ne so? E lei no, dov'è? Io, vabbè, non ti preoccupare, per pagare pago io, tanto fa mi irritare. Quindi niente, adesso siamo alla ricerca della borsa di mia sorella in perduta. In macchina non c'è. C'è, c'ha il portafoglio, no, il cellulare, le chiavi della macchina. E di casa. E di casa, però la borsa non si sa che fine ha fatto. Vabbè, c'hanno tutto in tasca. Che scena, mia madre, che stiamo vedendo. Cosa? Meglio che non te lo dico. Vabbè, niente, adesso andiamo a casa, ci vediamo tra poco. Allora ragazzi, sono tornata a casa, sto aspettando che mia sorella mi faccia sapere della borsa. Nel frattempo a me è caduto il portafoglio, neanche me ne ero accorta, perché ultimamente pago sempre con l'iPhone, appunto con Apple Pay. E niente, le carta, la carta d'identità, insomma tutte queste cose ce le ho nel mazzo delle chiavi, che ha una specie di portafoglio. E ultimamente appunto quello lì che avevo di Michael Kors nero lo portavo in borsa, ma era praticamente vuoto da tutto. Bene, una vicina l'ha trovato, l'ha messo nella cassetta delle lettere. Comunque vi faccio lo svuota la spesa Lidl. Guardate che bustone enorme alla Lidl. Allora, vi faccio vedere innanzitutto le uova. Ho comprato queste qua, che sono 4 uova bio. Le utilizziamo per fare frittata, insomma, sono molto buone, mi piacciono e ve le straconsiglio. Ho comprato i Tuk, che li mando soprattutto a Aurora per merenda. Li trovo facili, pratici, comodi da portare, quindi ve li consiglio. Poi ho trovato della Bella Caffè, devo andare in un negozio di caffè o fare un ordine Nescafè, non lo so, una delle due. Ho preso Espresso, che appunto sono 16, dice intensità, dovrebbe essere alta, vabbè, compatibile con la Dolce Gusto. E poi ho preso Cortado, che dovrebbe essere un caffè latte. Li proverò e vi farò sapere. Poi erano in offerta le mousse proteiche. Ne ho prese due, tutte e due al gusto cioccolato. Queste qua della Milbona, che sono molto molto buone. L'altra si è persa nei meandri. Ho preso anche il budino Safari, questo qua per i piccolini, per Auri, che le piace tantissimo. Io mi sono presa il Rice Milk Chocolate. Non so, non l'ho mai provato, mi ispirava e l'ho comprato. Allora, volevo mangiare questo qui, Rice Milk Dessert, ma l'ho aperto. Guardate che fregatura. Ditemi che non era la sola che si aspettava il sopra di cioccolata. Alla fine ho visto e sta sotto. Ora lo assaggio e vi dico com'è, se vale la pena o no.
sa di budino con un retrogusto di riso, c'ha proprio la consistenza tipo fiocchi di latte, dolce però. Il cioccolato è quel cioccolato brutto, però il budino di riso non è male. Gli do la sufficienza, non lo boccio ma non lo ricomprerei. Fatemi sapere se voi l'avete mangiato e cosa ve ne sembra. No, ci sta anche quello sto bar. Allora, sono andata a prendere i bimbi a scuola e adesso, visto che c'è un bel sole, ne approfitto per portarli al parco. In tutto ciò, Edoardo ci ha abbandonato tipo per 10 minuti. Che mia sorella, quello amico, conosciuto 5 minuti fa. Sì, che lo inseguiva. Stava andando a casa della nonna del suo nonno. Oh, sì. Tanto dopo devi fare il bagnetto. Lei invece raccoglie i fiori. Per chi è quello, per zia? O per Dodò? No, Dodò se li raccoglie da solo. Che dolci. Guardate Edoardo com'è bravo, che già fa i pesi. È vero Auro, com'è Edoardo? No amore, si fa insieme, non solo tu. Anche Aurora. Che fai Auri? Scappa. Guarda. Aurora, adesso dobbiamo andare via. Guardate che bello. Sta tramontando. E noi andiamo a lavare. È un po' arrabbiata, eh? Vedete che dice no? È arrabbiata perché l'ho divisa dai cugini. Ragazzi, sono tornata a casa, ci ha raggiunto anche Zottis. E adesso ci sta raggiungendo anche Aurora. Volevo piantare le fragoline prima che si rovinino, così almeno si abituano al terreno. Tutto ciò, volevo farvi vedere una cosa, è nata la prima fragolina. Ebbene sì, guardatela che carina. Comunque adesso le pianto. Ragazzi, adesso c'è l'invaso. Si sta interrando Zotti, ha deciso così. Sì, non abbiamo gli strumenti da giardinieri. Li compreremo, quindi uso le mani tipo scavatore. Le mani, cioè li compreremo, quindi vuol dire che mi porti. Lo sai che io voglio. Devo trovare un modo per non far arrivare whisky, perché Kira non ce va. Dobbiamo chiederglielo se esiste un puzzatore per animali che non li fa avvicinare. Se no devo. Dove li piantiamo, fa delle reti, ma vediamo. Eccole qui, tutte piantate. Alcune sono proprio zeppe di fiori, che quelle diventeranno fragoline praticamente a brevissimo. Quindi non vedo l'ora di farmi il mio yogurt con le fragoline di Nelly. Guarda che sarà una goduria, perché c'è anche la manualità. Adesso io e Puzzarella facciamo il bagno. Vuoi fare il bagnetto? No, bagno. Vuoi fare il bagno? Lei dice di no, ma poi lo vuole fare perché le piace. Solo che adesso è il periodo in cui è tutto no. Amore, dobbiamo riempire la bacinella. Lo vuoi fare il bagnetto? No. Sei sicura che non lo vuoi fare? No. Ciao. Bene, allora mamma riempie la vasca. Poi vediamo se non lo vuoi fare, ok? Lei era quella che non voleva fare il bagno. Guardate che piedini. Fammi vedere le manine, Aurora. Che brava. Eccola il mio amore. Mimè. Amore. Il bagnetto fatto, l'abbiamo anche già vestita, insomma, cambiata.
E adesso vogliamo dire tutti insieme addio al letto. Sì. Praticamente lo sta smontando, diciamo che... abbiamo già chiamato l'isola ecologica. Domani lo vengono a prendere. Diciamo che ormai lo possiamo dire addio, l'ho praticamente fatto vecchiotto. Fatto vecchiotto. E diciamo sto usando buone maniere forti per smontarlo. Vabbè ragazzi, è tutto rovinato, e quindi lo cambiamo. C'ha un po' di anni e si è consumato. Siamo, lo sai che sono quasi 10 anni che vivo da sola, 9. Il materasso, calcolate che in 9 anni l'ho già cambiato 2 o 3 volte. Il materasso c'ha un annetto. Sì, è nuovo il materasso perché io sono fissata con queste cose. E niente, invece il letto è la prima volta che lo cambiamo, ma si è tutto rovinato. Aurora ha partecipato alla... E no, ci toccherà andare a trovare un letto nuovo. Sì, esatto, perché praticamente l'ho lavato male e si è tutto spellato, c'ho tantissime sì, zone. Io oggi stavo dando un'occhiata, mando convenienza. Penso di non prenderlo bianco, no? Penso di andare con un colore tipo il grigio, qualcosa che. Sì, perché tra i cani che ci si appoggiano, tra Aurora, insomma, scusate questa riga nera, ma devo imparare le impostazioni della videocamera. Il bianco è un po' troppo delicato. Mm-hmm. Sì, soprattutto con dei cani e una bambina. Ma tu sei pazzo, io ma bella. Aurora, è buona la pasta al pesto di mamma? Come no? Tu dici sempre no. Secondo di Auri che c'ha la spinacina e il cavolo con le patate. È buono? Come di no? Anche per il secondo? No. Dillo. Ha abbandonato il cucchiaio, raga. Allora, ragazze, come potrete intuire, oggi è il giorno dopo. Ieri poi non ho più vloggato perché un po' ero molto arrabbiata, un po' ho dovuto finire delle cose e poi mi sono semplicemente messa a letto. Ero molto arrabbiata perché su internet ho ricevuto un commento bruttissimo riferito a mia figlia, ma poi a quello si sono uniti, cioè se non è unito un altro, se riesco ve li allego. Comunque in sostanza diceva: tua figlia ha la faccia brutta e cattiva, oppure ha la faccia cattiva come te, come insomma come la madre, quindi hanno diciamo preso Aurora di mira per insultare me praticamente. E a me, vi dico la verità, io non uso mai la parola schifo, ma questo genere di persone mi fanno schifo, perché lei, diciamo questa persona, lei, lui, non lo so, ha preso la palla al balzo perché poi si è sfogata su di tutto, su Claudio che è un cagnolino, su io che prima le facevo pena per la storia di mio padre, poi vede che esco e quindi automaticamente il mio pensiero per mio padre non c'è e di conseguenza recito, insomma, vabbè, da lì ha tirato fuori 3000 altre cose, insomma, che non vi so neanche a dire, per il quale insomma sarei una cattiva persona, e fino a qui io posso anche diciamo comprendere, nel senso che comunque dico ok, non ti piaccio, ci sta che mi dici queste cose, non mi frega niente perché so di non essere come mi hai descritta, però va bene, ti sei sfogata, ti ha fatto piacere dirmi quello che pensi e ok, scusate se mi tocco i capelli ma non mi piacciono, li vedo molto secchi. Vabbè, comunque insomma ti sei sfogata su quello che pensi di me e ti dico che anche ok, va bene, fai come ti pare, pensa quello che ti pare, però non prendere diciamo come scusa per dirmi queste cose l'offesa a mia figlia, perché le persone che offendono i bambini in generale a me fanno schifo. Io cerco di non utilizzare molto la parola schifo perché è molto brutta, mi dà fastidio quando viene usata ad esempio per il cibo, mi dà fastidio appunto se viene utilizzata, a volte anche a me purtroppo capita di utilizzarla, però cerco sempre di limitare l'uso. Ma ecco, quando invece si attaccano i bambini, a me le persone fanno proprio schifo. Non sono persone, non sono esseri, sono veramente mi verrebbe da usare l'aggettivo di quello che si fa al bagno, perché secondo me le persone, vabbè, lei come scriveva, secondo me aveva bisogno insomma di qualche tranquillante, qualche pillola insomma calmante psichiatrica, perché sembrava veramente, anche con la cattiveria, proprio una persona non invidiosa, perché non mi viene da dire invidiosa, ma molto, cioè, o che ha vissuto tante cose brutte o comunque proprio molto, cioè insomma, psicopatica, ecco, vi dico la verità. Però ecco, a me mi fanno proprio schifo quelle che dicono che sono brutti i bambini, nel senso a offenderli così sui social o anche nella vita reale, perché ci sta che magari uno pensa quel bambino è brutto, quel bambino è colà, quella.
cioè, non siamo ipocriti, no? Ci può essere un bambino che non ti piace esteticamente, ma a parte sei limitato che lo giudichi così per un aspetto estetico, ma al di là di quello non voglio sindacare questo, voglio solamente dire che tra il dirlo, cioè tra il pensarlo e il dirlo c'è di mezzo un mare. Ti insegnano fin da piccolo l'educazione, e l'educazione vuole che te stai zitto, passi avanti, non è necessario esprimere il giudizio, nessuno te l'ha chiesto, quindi stai zitto. A maggior ragione che tu vedi la cattiveria in un viso di una bambina per una foto che ho pubblicato, mi fai schifo proprio, schifo. Vi dico solo che mi ero proprio incazzata, volevo, cioè, chiude tutto. Poi ho ragionato anche con Claudio, dico, cioè, per una persona così manco vale la pena, cioè ci stanno altre vie che si possono intraprendere, piuttosto uno fa quelle, ma dare questa soddisfazione anche no. Quindi niente, questo è il mio sfogo, scusatemi, ma vi sembrerò pesante, vi sembrerò esagerato, vi sembrerò tutto quello che vi pare, ma cuore di mamma non si tocca. Mi potete dire grassa, cicciona, vacca, fai schifo, te vai a prostituire, a me mi potete dire tutto quello che vi pare, ma non vi azzardate in generale, cioè sia nella vita che sui social, a toccare mia figlia, perché innanzitutto non siete persone normali, nel senso proprio a livello umano valete zero. In secondo luogo, poi reputo che quelle offese non abbiano nessun senso, nessuna continuità, nessun... mia figlia non è che dici ti sta simpatico o antipatica, non parla, ride e basta, cioè può fare capricci, ma perché giudicare una bambina? Cioè non c'ha proprio senso a livello logico questa cosa, non c'ha proprio un significato. Volete giudicare Claudio? Fatelo, non me frega un cavolo, cioè lo difendo ovviamente, però fatelo. Lui si espone, parla, dice i suoi pensieri, quindi ok. Me, ma i miei, cioè mia figlia no, quindi questo è il sunto. Poi ripeto, sembrerò esagerata, sembrerò stronza, quello che vi pare, potete pensare, dire su di me, vi giuro, quello che vi pare. Io posso rispondervi perché ho la capacità di poter non accettare quello che dite e rispondervi, tutto quello che vi pare, perché magari ci sta che una critica arrivata in un giorno sbagliato neanche l'accetto. Però, ripeto, su mia figlia no, perché non c'ha proprio né capo né coda l'offesa. Detto questo, concluderei la giornata di vlog e ne apro una nuova, così mi sono sfogata e passo da pane in frasca. E niente, dai, ci vediamo dopo, domani, non so quando, come sarà il vlog.